Nome e cognome. Vito Di Pilato. Età. 57 anni. Professione. Tecnico frigorista. Hobby. I miei hobby sono un paio. In pratica sono volontario presso l'Accademia Musicale Biagio Abate, dove ho anche mansioni di vicepresidente. E l'altro hobby sarebbe legato alla partitella di calcetto e mi piacciono un po' tutti gli sport. Miglior pregio e peggior difetto. Per quanto riguarda pregi e difetti, il mio pregio potrebbe essere la disponibilità verso gli altri, mentre per quanto riguarda difetti, penso che nessuno vorrebbe parlare dei propri difetti, ma mi posso permettere di dire che mi dà fastidio la prepotenza, magari verso quelli più deboli, e qui un po' è la cosa che mi fa irritare di più. In quale lista ti candidi? Mi candido nella lista di Democrazia e Solidarietà. Quale candidato sindaco sostieni? Sostengo il candidato sindaco Angelo Antonio Angarano. Perché? Perché lo ritengo una persona corretta e disponibile alla risoluzione dei problemi verso i propri cittadini. Da un voto agli altri candidati sindaco. Vittorio Fata. Vittorio Fata darei un 6,5. Franco Napoletano. Franco Napoletano un sufficiente 6. Francesco Spina. Francesco Spina, per l'esperienza avuta, gli darei un 7. Perché ti candidi? Mi candido perché per poter avere la possibilità di aiutare i cittadini, soprattutto nel settore di cui mi occupo, e quindi ampliare il raggio di aiuto per quello che si può ottenere. La prima criticità da affrontare. Le problematiche da affrontare sicuramente sono tante. Penso che ci vorrà solo coesione di tutti e parlarne prima di affrontare, in modo da trovare soluzioni migliori. Un punto del programma che ti sta a cuore. Un punto del programma che mi sta a cuore è soprattutto basato sul lavoro. Non dimentichiamoci del periodo di pandemia che abbiamo passato, e quindi bisogna cercare di riprendere il discorso lavoro in modo chiaro, per evitare che ci siano altri ragazzi, altri giovani che magari possono allontanarsi da questa città. Le prime parole che diresti in consiglio comunale. In consiglio comunale, non avendo tanto esperienza, io l'unica cosa che posso dire è augurare a tutti un percorso molto lineare e molto più che altro onesto verso gli altri e non per le proprie esigenze. Perché i cittadini dovrebbero votarti? I cittadini dovrebbero votarmi non per velleità personali, perché il mio lavoro io ce l'ho, ma potrei rendermi disponibile, così come faccio già con la Fondazione Biagio Abate, verso i giovani della nostra Biceglie, potrei rendermi disponibile per risolvere le problematiche che potrebbero esserci durante questo percorso e risolverli in modo definitivo.